È una vicenda sempre più confusa e complicata, quella legata all'attentato di Manchester di lunedì scorso. Gli inquirenti parlano ormai chiaramente di una rete terroristica ampia e articolata, nella quale l'attentatore, il 22enne di origine libiche, Salman Abedi, potrebbe essere solo una delle tante pedine dell'ISIS, già imbottite di esplosivo e pronte a farsi esplodere ovunque, magari in concomitanza con le elezioni per il rinnovo del governo britannico del prossimo 8 giugno. Per questo il livello d'allerta resta altissimo, con il primo ministro Theresa May che ha deciso di schierare anche l'esercito, più di 3.000 uomini, a presidiare obiettivi sensibili. Una rete evidentemente passata inosservata agli occhi e alle orecchie dell'intelligence inglese, che ora è sotto accusa e che potrebbe avere ramificazioni anche fuori dai confini britannici. Salman Abedi, segnalato più di una volta all'antiterrorismo di Sua Maestà, sostiene il Telegraph, aveva viaggiato molto negli ultimi tempi in Libia e in Siria, ma anche in Germania solo 4 giorni prima dell'attentato. Il presidente della Commissione Sicurezza Interna della Camera statunitense, il repubblicano Mike McCaul, afferma che l'esplosivo usato per l'attentato sia il tristemente famoso perossido di acetone, TATP, lo stesso usato da terroristi dell'ISIS negli attentati di Parigi e di Bruxelles. Un ordigno confezionato da mani esperte, contenuto nello zaino che quella sera Salman Abedi aveva con sé, come si vede in questa immagine. Intanto la BBC fa sapere che la polizia britannica ha interrotto la condivisione di informazioni con gli Stati Uniti. La fuga di notizie e soprattutto la pubblicazione da parte dei media americani di queste foto che ritraggono i resti dell'ordigno esploso a Manchester ha mandato su tutte le furie l'intelligence inglese e oggi a Bruxelles, a margine del vertice NATO, la Premier May parlerà con il presidente Trump anche di questa vicenda. Intanto, nella notte appena trascorsa, sono stati eseguiti nuovi arresti nell'area metropolitana di Manchester. In tutto i fermati adesso sono 8 e ieri in Libia è stato invece arrestato il padre dell'attentatore, lo stesso che in un'intervista televisiva poco dopo l'attacco aveva difeso il figlio. E in manette sono finiti anche 2 suoi fratelli ritenuti vicinissimi all'ISIS, che in Libia può contare su migliaia di simpatizzanti e affiliati.